Ok, questo progetto di nome Bismarck, che sta per Broadband Internet Service Benchmark, ed è un progetto di ricerca volto alla misura delle prestazioni delle connessioni ad internet a banda larga. Ora, lo scenario in cui si inserisce questo studio è quello di internet, dove il numero di utenti cresce continuamente nel corso degli anni e la penetrazione della banda larga di pari passo aumenta con lo stesso ritmo. In particolare, questi dati aggiornati al 2011 mostrano una penetrazione della banda larga pari al 30% a livello globale. Ora, lo scenario di internet non è qualcosa di statico, ma è qualcosa di notevolmente dinamico. In particolare ci sono due aspetti che cambiano molto velocemente. Da un lato ci sono le tecnologie di accesso che vengono utilizzate dagli utenti, quindi connessioni di tipo cablato o senza fili. Quindi da un lato qui in Italia siamo abituati a parlare di ADSL perché è la tecnologia cablata più diffusa, ce ne sono tante altre, in altri paesi sono altrettanto diffusi, tipo il cable negli Stati Uniti, che sarebbe la connessione internet attraverso la televisione via cavo, così come si sta diffondendo molto anche la fibra ottica. Dall'altro lato ci sono tecnologie di accesso senza fili come l'UMTS che molti in Italia utilizzano con i cellulari o anche soluzioni di casa, tipo viene in mente Vodafone Casa per connettersi a internet da casa, oppure tecnologie che sono diffuse magari in posti appunto in zone rurali dove bisogna coprire un ampio raggio d'azione tipo WiMAX oppure satellitare per coprire zone che sono lontane da centri abitati. Quindi tutte queste tecnologie hanno caratteristiche molto diverse tra loro e quindi le prestazioni che ci si può aspettare utilizzando una certa tecnologia d'accesso sono diverse. Quindi chiaramente quello che io riesco a fare con la DSL da casa non è detto che lo riesco a fare in qualsiasi punto con un cellulare, dipende dove sto, quanti utenti sono connessi in quel momento alla stessa cella, OMTS e così via. Dall'altro lato c'è uno scenario diciamo, che è l'utilizzo di internet che si fa, ci sono una quantità di applicazioni innumerevole e di tipologie sempre più complesse che tendono ad utilizzare la rete in modi diversi e ognuna di queste può essere suscettibile a certi aspetti delle tecnologie di accesso che vengono utilizzate e quindi le prestazioni possono esserne affette in modi più o meno evidenti. Quindi questo scenario complesso porta ad una domanda: diciamo, che prestazioni osservano gli utenti? Non è una domanda banale perché il concetto stesso di prestazione, diciamo, è qualcosa di un po' vago, quindi bisogna definire meglio come va misurato e questo dipende un po', anche dal tipo di applicazione che ci si aspetta di voler utilizzare sulla rete. A queste problematiche si sono interessati già da qualche anno i regolatori, delle telecomunicazioni in diversi paesi, in particolare l'FCC, che è la Federal Communications Commission negli Stati Uniti, insieme a una società che si chiama Semnose, ha avviato diciamo, un progetto di valutazione delle prestazioni del broadband negli Stati Uniti, dopo che l'aveva già fatto l'Ofcom in Gran Bretagna. E la stessa cosa è partita anche in ambito europeo, sollecitata da parte della Commissione europea. Tutti questi progetti, chiaramente, cioè, questo progetto e quindi questa società Semnose che ha avuto queste commissioni, in realtà ha l'obiettivo di riuscire a capire meglio quali sono le prestazioni che vede l'utente, perché non è detto che gli operatori dal loro lato riescano a capire sempre con il livello di dettaglio giusto e con la prospettiva giusta quello che sta succedendo. In particolare anche in Italia si è cominciato a pensare a questa problematica, l'Agcom diciamo, ha messo a disposizione da un po' di tempo un tool che si chiama Misura Internet, che in qualche modo dovrebbe consentire di valutare le prestazioni della connessione a banda larga. Però il fatto stesso che ci sia una proliferazione di progetti che si occupano del problema e non tutti adottano le stesse soluzioni fa capire che non è una cosa banale. In particolare, in generale, nelle reti IP, quando si parla di valutazione delle prestazioni, cioè, si pensa a degli approcci che possono essere di tipo attivo o di tipo passivo. Per
quelli di tipo attivo immettono del traffico nella rete e dalla reazione della rete a questo traffico cercano di capire quali sono le prestazioni osservate. Invece quelle passive semplicemente osservano il traffico generato dagli utenti e cercano di capire informazioni prestazionali dal traffico osservato. E quando si applicano entrambe le tecniche si fa riferimento in genere a delle metriche che sono quelle rappresentate qui nella nuvola, che possono essere il throughput, la latenza, il jitter, il packet loss, che hanno dei nomi qui più o meno criptici. Noi siamo più abituati a parlare di velocità di download, ad esempio il provider pubblicizza una 20 mega. Una 20 mega non è nient'altro che una linea che potrebbe consentire di ottenere un throughput in download pari a 20 megabit. Dovrebbe, perché poi ci sono tutta una serie di questioni da considerare. Chiaramente questi parametri possono essere poi valutati in funzione di un'applicazione che si vuole utilizzare sulla rete. Qui c'è un esempio che è quello di una telefonata VoIP, quindi una telefonata su internet, che per avere una qualità accettabile o buona richiede che alcuni di questi parametri siano al di sotto di certe soglie. Quindi ad esempio una latenza al di sotto di 300 millisecondi rende la qualità della conversazione su internet accettabile, perché il ritardo che osserva l'utente tra quello che dice e la risposta di quello che sta dall'altro lato non è troppo elevato, e quindi si riesce a mantenere una conversazione. Gli altri parametri in qualche modo hanno un impatto deleterio sulla comunicazione, ad esempio la perdita dei pacchetti. Siccome la mia voce in una chiamata VoIP viene codificata in una serie di pacchetti che vengono trasmessi su rete, nel momento in cui se ne perde una certa quantità che supera una certa soglia, la qualità della voce che arriva dall'altro lato comincia a diventare non comprensibile a generare degli effetti sonori che danno fastidio a chi ascolta dall'altro lato. Quindi, passando dalla valutazione delle prestazioni in generale al contesto delle connessioni di accesso, esistono tutta una serie di approcci. Qui si propone una tassonomia più o meno completa di tutti gli approcci che sono stati tentati fino ad oggi per valutare le prestazioni delle reti di accesso. In particolare in questo semplice diagramma sono schematizzati i componenti essenziali che entrano in gioco tra l'utente e quelle che sono le applicazioni, ad esempio YouTube, come mostrato in questa figura. Quindi si immagina in questo caso un utente che utilizza un browser quale Firefox, Chrome, Opera o Internet Explorer, che col suo portatile connesso ad un router wireless o ad un access point, che poi è connesso ad un router che è quello al centro, e il router è poi connesso alla rete del provider attraverso un collegamento che di solito si chiama ultimo miglio, che nel caso della DSL è il collegamento tra il router e il DSLAM, e di solito è quello il collo di bottiglia che ha il maggior impatto sulle prestazioni osservate dall'utente. Quindi quello che si tenta di fare con tutti questi approcci è di misurare le prestazioni, l'impatto sulle prestazioni di quell'ultimo miglio. Nella maggior parte dei casi, in pochi casi possono essere stessi i servizi che sono sovraccaricati e quindi non riescono a fornire delle prestazioni adeguate, perché per quanto riguarda tutto il resto, quindi la rete del provider o la rete internet in sé è talmente sovradimensionata che difficilmente ha un impatto significativo sulle prestazioni. Quindi di tutti questi, questa tassonomia in qualche modo è organizzata secondo dove vengono collocate le sonde che effettuano le misure. Quindi server based si intende che ci sono delle sonde che sono all'interno di internet, quindi le misure vengono fatte a partire da internet verso le reti residenziali. Nel caso del router based invece le misure vengono effettuate dal router stesso, quindi giusto a fianco all'ultimo miglio, mentre nel caso host based tutte le sottocategorie vengono effettuate dal software che gira all'interno della rete dell'utente, sopra il portatile nel caso
come applicazione nel caso client base, oppure all'interno del browser, che esempio banale, speedtest.net, più o meno tutti l'hanno eseguito almeno una volta nella vita. In questa diciamo tassonomia rientra nel caso web based embedded, perché è semplicemente uno strumento di misura che gira in un componente flash, che gira all'interno del browser, che gira sul sistema operativo e così via. Già questo fa capire quanti strati software ci sono tra la misura e diciamo quello che si sta misurando, e quindi può far capire quale può essere l'accuratezza di tale misura. Veniamo al progetto Bismarck. Come accennava il professor Pescavè prima, questa collaborazione tra l'Università Federico II e il Georgia Institute of Technology, che sta andando avanti da qualche anno, è partita diciamo con la realizzazione di questo progetto Bismarck, e lo sta utilizzando in questo momento per osservare la questione della censura. Cosa offre la piattaforma Bismarck? In particolare, diciamo, rifacendo riferimento allo schema di prima, quindi approccio router based, il componente fondamentale della piattaforma Bismarck è un firmware modificato basato su software open source che gira sul router di casa. In particolare, diciamo, quello che si è pensato di fare è di selezionare un hardware abbastanza economico da poter distribuire a degli utenti che volessero partecipare al progetto questi router, e quindi abbiamo dato fisicamente dei router a delle persone, prima in giro per la città di Atlanta, poi un po' in America, e poi ci siamo espansi ulteriormente, e loro, diciamo, avevano router gratis. Questo è l'incentivo per gli utenti, e dall'avere il router in casa ottenevano delle informazioni sulle prestazioni della propria rete. In particolare, il vantaggio di adottare un approccio router based, evidenziato in questi tre punti con la spunta verde, è che dal router si riesce a effettuare misure periodicamente 24 ore su 24, perché in genere è un dispositivo che è sempre acceso. Il punto di, diciamo, dove è collocato il router, essendo al bordo tra la rete dell'utente e quella dell'operatore, diciamo, osserva tutto il traffico che entra e esce dalla rete, quindi può tenerne conto, e quindi vengo al terzo punto, per tener presente quali sono le interferenze che osservano le misure che io sto effettuando. Cosa che io non sono in grado di fare se opero le misure dal portatile, perché magari ci sono altre persone nella mia stessa abitazione che stanno facendo altre cose, quindi il loro traffico interferisce con quello delle mie misure, e quindi l'accuratezza delle misure ne viene compromessa. L'unico problema di questo tipo di architettura è più che altro una questione logistica ed economica. Bisogna dare dei router a delle persone, quindi bisogna comprare dei router, quindi problema economico, e due, bisogna distribuirli, quindi bisogna spedirli alle persone se sono lontane, oppure quindi questo è l'unico limite di questo approccio, è quello appunto della diffusione, quindi quello di riuscire ad avere una distribuzione capillare di questo strumento di misura. Ora, questa è una visione d'insieme dell'architettura di Bismarck, che non è fatta solo di un firmware su di un router, ma ha anche altri componenti. In particolare, questo firmware effettua delle misure periodiche che sono in qualche modo organizzate da un server di gestione, che, su cui gira un daemone che in qualche modo si preoccupa di organizzare le misure che effettuano i vari router sparsi per le abitazioni delle persone, e di raccoglierne i risultati. Quindi ci sono comunicazioni di controllo tra il router Bismarck e il server di gestione, e poi vi sono una serie di server collocati in punti dove la connettività sicuramente non può essere un collo di bottiglia, quindi per questo lì è evidenziato High Speed Network, e le misure vengono effettuate tra il router di Bismarck e il server di misura. Questo perché? Perché effettuare le misure verso un server che non è sotto il proprio controllo non può assicurare se il server stesso abbia un impatto sulla misura. Quindi avere dei server
sotto il proprio controllo per effettuare queste misure, quindi entrambi gli attori in gioco nelle misure sono sotto il controllo dell'infrastruttura, consente di essere sicuri che non c'è nessun fattore non tenuto in conto durante le misure, quindi l'accuratezza che si ottiene è maggiore. Chiaramente è inutile dirlo che tutto questo è basato su sistemi operativi Linux, in particolare sui server in genere c'è il sistema operativo Ubuntu, mentre il firmware di Bismarck è basato su una famosa distribuzione che si chiama OpenWRT o OpenWRT come la chiamano gli americani. E quali sono le principali caratteristiche che offre Bismarck? Quindi è completamente open source, il progetto è mantenuto interamente su github.com, tutti i sorgenti di tutte le componenti, tutti i server, i router sono disponibili su GitHub, è basato sulla distribuzione OpenWRT che è continuamente attiva, diciamo, intorno a una comunità di sviluppatori che non si ferma mai, è sempre all'opera, e quindi Bismarck di pari passo si aggiorna insieme ad OpenWRT. Poi consente dal lato del server di gestione di monitorare questi router per capire se sono attivi, semplicemente con un pacchetto UDP piccolissimo mandato ogni 60 secondi noi sappiamo quali router sono attivi, e questo semplice pacchetto consente, diciamo in seconda battuta, di poter fare un update remoto del firmware nel momento in cui noi rilasciamo un aggiornamento sostanziale, oppure semplicemente riconfigurare parte delle misure che vengono effettuate. In particolare le configurazioni sono mantenute server side, in modo tale che se il router per qualche modo viene ristallato il firmware a causa di malfunzioni direttamente da parte degli utenti, diciamo, la configurazione è persistente del lato server e quindi tutto viene riconfigurato senza problemi in automatico. In particolare una delle funzionalità che è risultata più utile in fase di inizio di questo progetto, siccome è un progetto in continuo sviluppo, ci possono sorgere problemi, escono fuori bug, la possibilità di poter accedere ad un router una volta che è stato mandato a centinaia di chilometri di distanza a casa di un utente senza andare a casa dell'utente era essenziale, penso che la batteria si può accedere. Quindi il router Bismarck consente in caso di necessità all'utente di abilitare l'accesso remoto da parte dei operatori della piattaforma Bismarck al router stesso per risolvere i problemi da remoto. Questo indipendentemente dal fatto se si trovi o meno dietro un NAT, due NAT, firewall, eccetera, utilizzando una serie di meccanismi intelligenti. In particolare, siccome vi sono a disposizione una serie di server di misura che fanno parte dell'architettura, le misure sono sempre effettuate verso il server che in quel momento è più vicino all'utente e meno carico da parte di altri router. Ora, giusto per dare un'idea dello sviluppo che ha avuto la piattaforma nel tempo, un attimo intervento tecnico da parte di Gianluca, cerco di andare avanti, è abbastanza facile questo click. Riesco a sentire senza me. Perfetto, grazie. Quindi tutto il progetto ha avuto inizio nei primi mesi del 2010, in cui un solo sviluppatore, il sottoscritto, si è preso l'incarico di iniziare questo progetto lavorando su un router che è il più diffuso negli Stati Uniti, economicissimo, questo Linksys WRT54GL, che poi tra l'altro è anche qui a terra, manco a farlo apposta. Andando avanti si sono aggiunti altri sviluppatori, sempre, tutto ciò è nato
mentre io ero ad Atlanta a collaborare con il Georgia Tech, quindi la diffusione della piattaforma è partita dalla città di Atlanta, così come evidenziato in alto. Pian piano il numero di sviluppatori coinvolti è cominciato a crescere e il numero di installazioni che siamo riusciti a fare nel tempo è cresciuto anche perché siamo riusciti a organizzarci un po' meglio nel discorso logistico di come ricevere le richieste, come distribuire i router alle persone. E man mano che siamo andati avanti ci siamo resi conto che l'hardware scelto ci poneva dei limiti. Quindi la prima soluzione del router Linksys diciamo, c'è risultata stretta per alcuni tipi di misure, quindi si è provato ad utilizzare un altro dispositivo che non è tanto commerciale, ma più di, diciamo, una board di sviluppo che è chiamata Noxbox, che ha una quantità di risorse molto generosa, però risultava troppo costoso. Quindi alla fine, come ultima decisione, si è finito per utilizzare diciamo, a metà del 2011 questo router Netgear che ha abbastanza risorse, ma al contempo è abbastanza economico per consentire la distribuzione. Quindi attualmente si è arrivati ad avere 260 installazioni a livello globale. Alla fine della presentazione vi farò vedere più o meno dove sono posizionati questi router. Giusto per dare un cenno alle difficoltà che si possono incontrare nel realizzare una cosa del genere, quindi lavorando sul primo modello di router che avevamo selezionato, dove le caratteristiche sono quelle riportate in figura, quindi pochissima memoria sia di storage che memoria RAM, muoversi, diciamo, poter gestire con quelle risorse il sistema operativo e le misure e i risultati delle misure che comunque in qualche modo devono essere memorizzati prima di essere inviati al server di gestione non è stata una cosa semplice, quindi si sono adottati tutta una serie di stratagemmi per evitare di saturare queste risorse. Inoltre, il discorso che vi facevo prima era fondamentale, quello di poter accedere da remoto a questi router per risolvere i problemi, soprattutto in fase di, diciamo, di debugging delle funzionalità. Era indispensabile. Quel semplice pacchetto UDP che ogni 60 secondi il router manda al server di gestione viene sfruttato per inviare una risposta a questo stesso router, sebbene sia dietro NAT multiple, eccetera, per chiedergli di aprire un tunnel verso il server di gestione, che poi attraverso questo tunnel è in grado di entrare sul router e quindi offrire una console dalla quale si può effettuare troubleshooting. Venendo alle misure, quei parametri che avevo mostrato nella nuvola all'inizio, diciamo, sebbene erano semplicemente 4, già qui sono declinati in molti modi diversi, applicati a cose diverse. Già, ad esempio, per quanto riguarda la latenza, in Bismarck diciamo, si misurano 5 diverse latenze. E diciamo in modi diversi e per durate diverse. Questo perché ci sono condizioni diverse in cui la latenza diciamo, può avere significati diversi. Giusto per fare un esempio, la latency di tipo upstream load è la latenza che si osserva quando il canale di upstream è saturo, cioè quando io sto facendo un upload. Quindi una condizione molto comune se io tipo sto caricando delle foto su Facebook. Quindi il canale in upstream è saturo. Se io provo a usare qualsiasi altra cosa mentre sto saturando il canale in upstream, posso osservare delle latenze che possono arrivare anche fino a 10 secondi. Cioè un pacchetto che entra, diciamo, da parte da me, va nella rete e ritorna indietro, può metterci 10 secondi a fare questo giro, che è un tempo enorme in internet. Così come altri parametri ha senso calcolarli in condizioni più o meno variegate. Di tutti questi parametri, Bismarck sintetizza delle statistiche, perché la quantità di dati che si può percepire da un numero elevato di router che sono sparsi in giro, che fanno misure ogni 15 minuti, potete immaginare che basta che passi un mese, questi dati cominciano a diventare tantissimi. Quindi per evitare di memorizzare tutti i campioni prodotti da queste misure, si estraggono delle statistiche già sul router stesso che poi vengono inviate al server e le memorizza in un database. In particolare i server di misura che
che vengono sfruttati per operare tutte queste misure sono ospitati un po' all'Università del Georgia Tech, un po' qui all'Università di Napoli e un po' su un'infrastruttura chiamata MLab, che non è nient'altro un'infrastruttura di server distribuiti a livello globale dedicata proprio alle misure su internet. Giusto per dare un cenno ai risultati che siamo riusciti a ottenere grazie alla piattaforma, quindi abbiamo detto la piattaforma è nata nei primi mesi del 2010, già nel, diciamo, tra il 2011 e il 2012 siamo riusciti a produrre dei risultati scientifici che sono arrivati ai massimi livelli del settore, sia per quanto riguarda riviste che conferenze. In particolare si è stati selezionati anche per un premio da parte dell'IETF, dell'IRTF, che è un ramo dell'IETF che si occupa della ricerca, che verrà assegnato proprio la settimana prossima ad Atlanta. Ora, giusto per passare dalle chiacchiere a qualcosa di visibile dal vivo, questo è il portale web del progetto Bismarck, oltre le chiacchiere introduttive e la descrizione, da qui è possibile raggiungere tutte le risorse legate al progetto. In particolare c'è un portale dedicato allo sviluppo, dove c'è tutta la documentazione necessaria per chi volesse iniziare a contribuire alla piattaforma, sia come utente che come sviluppatore, perché noi in genere mandiamo noi router a casa della gente, però ci sono stati anche casi in cui persone hanno detto io ho un router di questo modello, riesco a far girare Bismarck, noi gli diamo quel minimo di supporto per fargli capire se ci riesce o no. Chiaramente nel momento in cui lui mette a disposizione il suo router entra a far parte dell'architettura senza aggravare economicamente su di noi, e ci sono diverse persone che hanno fatto questo, quindi tutte le indicazioni su come fare questa operazione da soli sono spiegate su questo portale di sviluppo, che è abbastanza dettagliato, e tra l'altro è in hosting su github.com. In particolare per dare una visione, come vi dicevo, tutto il progetto è mantenuto su GitHub. Qui vengono gestite tutte le problematiche che nascono dallo sviluppo, che vengono segnalate stesso dagli utenti che hanno un router Bismarck installato a casa. E oltre questo, torno alla pagina di prima, c'è un front-end per gli utenti che si chiama Network Dashboard, che forse si carica. Attraverso la Network Dashboard l'utente è in grado di visualizzare tutte le misure che sono state effettuate dal suo router, sempre se... eccola qui. Allora, qui nella home page, quello che vi dicevo prima, è mostrata la distribuzione delle installazioni che sono state fatte finora. Quindi più o meno ci siamo allargati abbastanza anche al di fuori degli Stati Uniti, dove vedete che c'è una grande concentrazione in questo momento, quindi tra Stati Uniti e Europa e poi un po' di punti in giro. In particolare, giusto per avere un numero concreto, negli Stati Uniti in questo momento ci sono 152 router installati, e poi a scalare nelle varie nazioni stiamo cominciando a diffonderci. Quindi questa è la visione globale. Adesso vi mostro quello che un utente può vedere attraverso la network dashboard del suo router. Quindi ci sono le informazioni del provider, la località, quelle che sono le prestazioni offerte o pubblicizzate dal provider. Quindi qui, in questo caso, stiamo parlando di un contratto Xfinity 20 megabit in download e 4 megabit in upload, e in basso sono mostrate tutte le misure operate nel tempo da Bismarck, dove è possibile anche scalare nel tempo. Quindi ad esempio qui stiamo visualizzando il throughput in download, che effettivamente nella maggior parte dei casi rispetta quello che dice il provider. Allo stesso modo si può vedere che il throughput in upload in qualche modo ha più variabilità. In particolare
qui si evidenziano due modi diversi di misurare il throughput, utilizzando una singola connessione TCP o multiple connessioni TCP. Si può vedere come utilizzando una singola connessione molto spesso non si è in grado di saturare il canale, quindi la misura che si ottiene non è esattamente accurata come ci si potrebbe aspettare. Questo dipende proprio dai meccanismi di controllo di congestione che implementa TCP. Così ancora è possibile vedere la latenza, che è misurata con un periodo molto più breve, quindi diciamo la latenza misurata in un mese verso diverse destinazioni, quindi da San Francisco verso Berkeley abbiamo dei valori molto bassi, 15 millisecondi, verso l'Università del Georgia Tech, che si trova in Georgia, 115 millisecondi, verso Napoli già arriviamo a 200 millisecondi. Però già vedete come nello stesso momento, puntando a destinazioni diverse, si possono avere degli spike che sono dovuti magari a quel tratto di rete che magari è oltre oceano, quindi stiamo passando dall'America all'Europa e la latenza verso Napoli in alcuni casi cresce notevolmente. E così sono mostrati anche gli altri parametri. Inoltre si può effettuare una comparazione delle prestazioni, quindi mettere a confronto quello che ha misurato il proprio router con ad esempio quello che hanno misurato router in altri luoghi dello stesso provider, oppure nella stessa città in generale, quindi indipendentemente dal provider. Quindi in questo caso si mette a confronto il mio dispositivo con altri dispositivi, in questo caso sono altri 4, e posso in qualche modo farmi un'idea se io sono trattato allo stesso modo degli altri nella mia zona o dallo stesso provider. Ok, quindi giusto un'ultima cosa. Questa è l'interfaccia invece che vede l'utente sul proprio router, quindi se contatto dall'interno della mia rete il mio router, piuttosto che avere la solita schermata Netgear, Linksys eccetera eccetera, ho questa schermata iniziale che mi presenta il progetto Bismarck, che poi mi dà accesso da un lato alla configurazione del router, dall'altro a alla visualizzazione sulla dashboard delle mie prestazioni, che è quello che vi ho appena fatto vedere. In particolare, l'interfaccia che viene mostrata è questa, è basata su quella Lucy di OpenWRT, chiaramente un po' customizzata per dare informazioni anche su quello che effettua Bismarck. In particolare c'è una sezione proprio Bismarck dove sono elencati gli esperimenti che in questo momento sono configurati sul router. In particolare in questo router di esempio, che tra l'altro in questo caso gira su una macchina virtuale e non sul router reale, è configurato semplicemente un esperimento di misura di tipo attivo, che penso sia quello di latenza. Inoltre tutte le cose che offre già l'interfaccia Lucy per su OpenWRT chiaramente funzionano anche su Bismarck, quindi è possibile osservare il traffico in tempo reale che transita sul proprio router con dei grafici e così via. E poi chiaramente dalle altre sezioni configurare tutto ciò che riguarda il proprio router. La cosa importante è che sebbene noi diamo il router alle persone, noi consentiamo agli utenti di cambiare la password di accesso al pannello amministrazione e di riconfigurare la rete come meglio si adatta alla loro rete di casa, perché in molti casi ci siamo scontrati con degli utenti che avevano delle reti casalinghe molto complesse e per far funzionare il router hanno avuto bisogno di assistenza da parte nostra per riconfigurare il tutto. Ok, non so se sono andato lungo, però vorrei dare giusto un accenno velocissimo ad un'altra cosa che è analoga a quella che vi ho mostrato, che è un progetto che forse alcuni di voi già conoscono perché è stato presentato in un precedente Linux Day, che si chiama Hobbit. È un progetto analogo che stiamo facendo qui in Italia, che adotta un approccio host-based invece che router-based, proprio per risolvere il problema della diffusione capillare, perché il discorso dei router c'è un grosso problema logistico,
cioè il fatto di distribuire router non può scalare molto velocemente, invece distribuire un software è molto più semplice, chiaramente con tutte le, diciamo, le problematiche che, annesse e connesse che ne derivano. Quindi questo progetto bene o male fa ha tutte le stesse caratteristiche di Bismarck, anche dal punto di vista architetturale è molto simile. La cosa fondamentale è che rimane un progetto indipendente, cioè non è finanziato da nessun operatore telefonico, cosa che invece per tutti i progetti simili host based non si può dire, almeno in Italia. E per contribuire a questo progetto basta installare un client, diciamo, voglio saltare un po' i dettagli inutili, diciamo, sul sito web, che è quello di hobbit.comics.it, è possibile scaricare un client che è multipiattaforma, quindi gira su Linux, Windows e Mac OS X, e semplicemente effettua periodicamente delle misure. Diciamo, l'unica informazione che chiede all'utente è la prima volta che viene installato è questa, quindi c'è una schermata dove si chiede dove si trova la tua connessione con, diciamo, con un certo livello di approssimazione che arriva al cap, giusto per dare una connotazione geografica alle misure che vengono fatte, e si richiede il tipo di connessione e il gestore, in modo tale che si possa valutare le prestazioni in maniera opportuna dei diversi provider nelle varie zone. E stesso attraverso il sito web di Hobbit, le prestazioni misurate vengono aggregate e mostrate a livello geografico. Questa, diciamo, è una mappa, diciamo, è una snapshot presa qualche giorno fa dal portale di Hobbit. Diciamo, le installazioni effettuate sul territorio italiano più o meno stanno arrivando a coprire tutte le regioni, e questa in particolare è la velocità di upload misurata sul territorio italiano e colorata in base, diciamo, alla scala di colori che è mostrata qui in basso a sinistra. In realtà tutte le zone gialle sono zone in cui, diciamo, la velocità di upload non supera i 512 kilobit al secondo, quelle rosse addirittura sono al di sotto dei 256 kilobit al secondo, e qui stiamo parlando di valori medi, ovviamente. Quindi per partecipare al progetto e quindi contribuire a questa, diciamo, valutazione delle prestazioni indipendente delle prestazioni del broadband in Italia è semplicemente scaricare un client dal sito. Per qualsiasi informazione, stesso sul sito c'è un form per contattare, oppure si può scrivere al professor Pescapè per chiedere informazioni. Magari noi siamo anche, diciamo, aperti, diciamo, agli sviluppatori. Molti dei tesisti che hanno lavorato con noi hanno contribuito a sviluppare questa piattaforma, e la piattaforma si sta comunque evolvendo. In particolare la direzione, diciamo, che stiamo prendendo è quella di andare anche verso il mobile, quindi sviluppare client mobili per valutare le prestazioni delle connessioni anche mobili. E con questo finisco di approfittare della vostra pazienza e chiudo. Grazie.